Questa città ha bisogno di dei veri eroi. E quegli eroi siamo noi. Angeli blu, attivi! Vediamo un po'. Reddito pagato da Hank, hashtag ADV. Metto già like, ma non so in che ho messo like. Grazie, Dados. Ciao, oh, Andrea. Lei? Sono io. So che sei morto. Per ora. Questa era solo una clip morente perché non aveva senso farci un video. Oggi 22 settembre 2020 Andrea è ancora morto. Via con il video, ma prima. Questo programma è offerto da... Grazie a Schi. Stanchi di svegliarvi la mattina e ritrovare il letto così? Guardate qua, guardate qua. Lenzuoli tutti fuori e mi si sporca il materasso. C'è anche un lampadario. Da oggi questo non è più un problema, grazie a Cosi. Cosi sono delle mollette che si mettono sotto i lenzuoli, ok? E tengono l'ango bello teso, anche se sei grasso un pochettino, come me. Guardate qua, ho dormito questa notte ed è liscio, liscio perfetto. Usate anche voi Cosi e sarete felici per sempre. Io considero... Ballando con le stelle. Il sicuramente lo show record di Twitch è veramente l'edizione numero uno di Twitch e si è ovviamente modificato. Noi abbiamo trovato maestri nuovi che sono entrati a far parte del cast e una maestra invece ci è arrivata direttamente dall'estero ed è Maria Bambola Star, e poi parleremo anche di lei. Abbiamo visto degli streamer e gli abbiamo chiesto: e voi chi siete? Un bracciante, due disoccupati, un operaio, un ricercatore? C'è veramente di tutto, di tutti i generi e di non tutte le età, ma il grosso di questo mondo ovviamente è un mondo molto giovane. Target medio di Twitch è passato dai 40 anni miei ai 60 anni di Andrea Ferrini. Buongiorno innanzitutto, grazie a questa opportunità e grazie oh mieto finalmente scopro che ho anche un corpo. Dai, dai, sì, continua, deve continuare, grazie Giacone. Deve continuare, vogliamo capire dove va a finire questa cosa. Potrei essere un operaio, ma sicuramente sono solo un bracciante. I braccianti sono quelli là che bracciano. Non sono quelli che raccolgono le pesche, i pomodori. No, i braccianti non sono quelli... No, non sono quelli che nuotano. Non sono quelli che hanno le braccia. Non sono quelli che nuotano davvero. No, non sono i braccianti. I braccianti non sono quelli che hanno tipo i pomodori e quindi fai il bracciante, tipo. Tipo il contadino. Però il contadino coltiva tante cose. Il bracciante magari è specializzato in pesche, in arance. Non lo so. Vediamo cos'è un bracciante. Bracciante agricolo, operaio, quindi vuol dire uno che fa le pere. Grazie Lollo. Operaio che prestava le proprie braccia come forza lavoro in agricoltura in cambio di retribuzioni in natura. Non sto scherzando, c'è scritto retribuzioni in natura o denaro. Quindi a chi lavorava la terra, alle dipendenze di un proprietario terrerio o di chi per esso ne faceva le feci. In questo caso poteva trattarsi di un massaro, detto anche massaio. Quindi io potevo venire pagato in natura. Pagato in natura vuol dire sesso, no? O melanzane. O melanzane. Ma scusa, come si chiamano quelli che fanno il bagno alle spiagge? Natanti. Natanti? Cioè il bagnino... Il bagnino... Il bagnino vegna sui natanti, non credo che il bagnino veglia sui braccianti, grazie Zero. Magari vuol dire entrambe le cose. Le feci, cosa c'entrano le feci? Hai detto feci invece di veci. Sicuro? Sì. Le veci? Vabbè, tutti i grammar nazi del cazzo, allora, diciamolo. Oh, mi andiamo a catturare l'asino. Ieri abbiamo giocato a Project Winter. Questa credo sia un'alce. L'ho chiamata asino, ma ho sbagliato. Bella. Grazie Ricky. Sai che ti dico? Fammi vedere una busta paga da 70k. Io mollo tutto e lavoro per te. Non è vero. Grazie. E sono 17 burro. Carissimo, sembra ieri. Bella citazione del film, molto accurata. Sniffiatol. C'è del genio in questo Reddit. Vabbè.
Grazie, avevi mai dopo. visto una pistola? Esci dalla stanza con più buchi di uno scolapasta. Uso lo Xanax per Among Us, l'ambiente per le donazioni, l'erba per il blackjack, la cocaina per le IRL, la morfina perché... Ma tra tutte queste la mia droga preferita, beh, sono loro. Non, so... no, 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 non è una mia citazione. No. Grazie, è ovvio, non è il Reddit di Hank, anche se ci dovrebbe essere lui a reactare a questo meme, non credo che l'abbia mai detto. Stai rubando le mie acque, portate... Ho fatto 70 km per portare quelle bottiglie d'acqua. Mi fai il brillante in streaming. 70 km. Adesso è necessario l'intervento, quando giusto è giusto. Sto mettendo due bottiglie di acqua. Guarda che belle. Di petrolio. Di petrolio. Sto prendendo due bottiglie. Tra l'altro sono anche altruista, potevo mettere solo la mia in frigo. Ne prendo due, così anche lui ne ha una in frigo, no? E lui dice che le ha comprate. No, che l'ho portate. Chi ha comprato le ultime? No, 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 no. Quante bottiglie? Non ho detto comprato, ho detto portate. Di quante ne ho prese? 16. 16. 16. 4 kg d'acqua praticamente. Sì, ma non l'hai portata. E lui si lamenta per una bottiglia. Sentite, io sono venuto con l'acqua dalla Bassa Padana. Con l'acqua in mano, dalla fonte. Sentite, non è una DB. Dov'è che è la fonte Rocchetta? Grazie Lorenzone. Bella. Ti ricordi quando... Ciao Lorenzo, bimba, sei stai ascoltando? Guardo Tadino, Sistino di Livenza, c'è il Friuli. Perché mi scappa troppo, ciao, mi ha domani. Guardo Tadino, guardo Tadino. Ciao caro. Io mi ricordo che prima di fare lo streaming, non sto scherzando, con un mio amico albanese avevamo programmato di andare nei suoi terreni dell'Albania a fare a fare dell'acqua. A commercializzare l'acqua. Che è l'oro nero, l'acqua. No, l'oro bianco, no, l'oro trasparente, non so come si chiama. Questo è per far capire quanto gli streamer siamo disperati. Cioè, è una spiaggia ulteriormente più in là rispetto all'andare ad aprire una fonte d'acqua. Beh, tu hai preso in considerazione prima l'idea di fare dell'acqua che fare lo streaming? Sì. Credo che si facciano molti più soldi con l'acqua. Pensa, acqua. Ma perché in streaming è un po'. Ti senti tipo. È presente quelli di Amazon che overworkano. Che devono pisciare nelle bottigliette. Gli scandali. Quella è la chat. Che piena di scandali. Tu sei Jeff Bezos. Sì. No, non lo so, non so. Quindi dici l'acqua a livello morale era un po' meglio. Ma come darti torto dopo tutto? Torno a farmi le mie melanzane. Non sono io. No. Yeah. Pronto? Tommy? Ah, ok, pensavo fosse il video. Ciao Luis. No. Luis? No. Ah, ok. Pensavo che dicessi no e andavi via. No, sto qua. Come stai? Tutto bene, te? Passavo? Bene, tutto a posto. Passi nel giorno. Non so cosa significhi, però... passavo qui così dal Discord. Che fai, streammi? Sì, sto streamando il Reddit come i veri teen fanno negli anni 20. In Italia lo fa? Lo fa qualcun altro di guardare il Reddit? Sì, lo fanno, hanno iniziato gli Ainab come primi, credo, primi famosi, cioè il loro Reddit. Poi lo faranno tipo 20 persone, tra cui 10 sono streamer, grazie Skin. Dovresti fare il tuo Reddit... Ma come funziona? È gratis, fai proprio la pagina. Lori, ma devi pagare una persona che si intende. Magari con un Poggers. Ciao. Ciao Luis. Poggers. Come stai? Cosa c'è? Lorenzo. L'amico di Fedez. Lorenzo?
Eccolo. Eccoci, eccolo. Ciao Luis, cosa, perché, ciao. Perché, perché vi siete mutati? Cos'è? Cos'è? Cosa avete detto? Il no sabe. Che succede? Io lo chiami, è lui l'impostore. Che cosa? Vabbè. Cosa hai detto? Omi? Leggi. Leggi. Leggi la chat. Oh. È che sono da telefono. Ah, aspetta. El no sabe. El no sabe. L'amico di Fedez. Omi. Il mio incubo. Sai che oggi ho picchiato una nonna perché mi ha chiamato l'amico di Fedez. No, ma no, a parte no, che già una nonna. No, comunque... no, proprio un'anziana. Ha detto ciao, sei l'amico di. Pam! Cazzotto in faccia. Oh, ma... secca giù a terra. Ma era una fan, magari diceva guardo anche le tue live e tu non l'hai fatto, si è ingoiata la dentiera e non ha potuto parlare. Ecco, ora tutti stanno facendo le emote quella della faccia della paura. Così, così, così imparate a dirmelo dal vivo. No, non è vero, non è vero, non ho mai picchiato una nonna. Però basta, l'amico di Fed. Grazie Scar- mille per questo fantastico ritratto, spero che non ne faccia più. Vabbè, solo perché non viene solo perché non viene capita una cosa non vuol dire che sia un aborto umano. Vabbè, se la vedono così a me piace. Meglio così che in giacca e cravatta e che nessuno che può dire niente. C'è qualcuno che si è riconosciuto nella foto, perché magari è proprio qualcuno di loro. Sulla pelle fino alla morte. Allora, non voglio tanta fame, non voglio darti contro, ma mi sembra un Photoshop. No, questo è vero, quello di ieri era un foto. Cosa? Ciao, grazie Mattia. Cosa, Luis? Perché devi pensare male? Non lo so, la mia esperienza da youtuber mi fa pensare che è un Photoshop. No, allora, quello di ieri era forse un Photoshop, questo non lo è. Vedi che c'è la plastichina anche sopra? Ma c'è stato dal tatuatore che non gli ha tolto la plastica, cioè gli ha messo la plastica prima di tatuare, quindi è rimasto così. Ha tatuato sopra? Sopra la plastica, un errore veramente da principianti. Come quando l'hamburger lo metti sulla padella, cuoci con ancora... Esatto, sì, sai quelle cose, ma che quelle lì sono delle trappole mortali che metto il macellaio. Fanno apposta, sì, è una selezione naturale. Sì. E a volte ne mettono due, a volte ne mettono tre, a volte nessuna. Quindi tu passi anche 20 minuti a scartabellare la carne. Oh. Sniffa clock, grazie dottor Oculo Cane. Ciao, mi puoi salutare la mia amica Eleonora che ti ama. Ciao Eleonore. Sicuramente è la sveglia. Perché project manager e non designer? Design è perché il design è Inma Bermudez, mia carissima amica. C'è scritto. Ah, la conosci Mona? Anch'io l'ho conosciuta. È di Pinerolo. In Mona la chiamiamo noi. Ah, sì. Ok. Forse non sei così in intimo da chiamarla In Mona. Pensavo che stessi facendo metateatro, che non avevo capito all'inizio. No, a Pinerolo al parchetto c'era sempre lei e gli altri, quelli che hanno fatto le sedie dell'IKEA. Come si chiama? Baby Star? No, Baby Star è poi venuto dopo. Era Jeffrey Star. Giovane? Sì, esatto, l'abbiamo deciso. Ah, ho visto che vi hanno fatto il meme. C'è su YouTube? No, l'abbiamo. È nostro adesso quel ragazzo che li fa. L'abbiamo seguirai messo la live di in una stanza e li fa solo per noi. Ok, in cantina. Ah. Sì, gli diamo delle robe, del cibo. No, ma che cosa fai? Il mio piccolo praticello, me lo scambio. Dov'è il tuo Reddit? Come si chiama? Reddit R-Rank. Entriamo. Guarda, c'ho 200 membri. Figato.
No, ma mi bulle... ma no, ma mi ha dato anche male. Guarda, 7 online. 7 online, 270 membri. Coglione di merda. No! È letteralmente Luisa, scritto come quello di Ometro con meno gente, è giusto, che cazzo volete? Luisa, hai superato la linea. No, ragazzi, non era questo lo scherzo, cioè non dovevamo Omi, non dovevamo prenderlo in giro? Beh sì, ho superato però la linea. No, cioè ho detto, non ho detto niente di male, no? No. Forse sei abituato tu che pesti le vecchie a dire queste cose qua, forse. Io ti ricordo che alle vecchie ci do solo amore. Sono tornato. Ricordo, ti ricordo. Ma scusate, io sono diventato un mostro? No, era troppo quello che ho fatto. Sono diventato un mostro. Peter, mai guardate cosa c'hai, che fa l'arte. Grazie Alessandro, fa l'arte. No, sei diventato un mostro, mi piace questo tuo atteggiamento, grazie Betters. Però mi piace anche fare quello... No, non mi piace, vabbè, usciamo da questo cavillo burocratico e entriamo nel Reddit di Hank, grazie di carino. Hank, Omi, vieni, andiamo a cercare delle case. Ok. Downvote. Super. No, ma no, ma pure, ma poverini. Reddit discount. Ok. Io questo video non volevo farlo. Questo video, ma è successo. Ciao, sono stato attaccato da questa persona. Non volevo farlo, ma ora sono costretto a dire tutta la verità perché sono stato attaccato in maniera vigliacca. Ho qua dei video che non dovrei farvi vedere, ma come potete credere a questa... Era così, era la camera uguale quando facevo... Era la tua voce all'inizio? Sì, sì, ma facevo il finto disperato. Sembravi Riccardo. Persona che ha questi video, ora ve li faccio vedere, ma non dovrei. Questo è il video di che mi dà contro. No. Alza la notifica, madonna. Semplicemente per il fatto che non capisce i meme. Fede, credo che sia un meme che ha apposta. Ti avevo chiamato per dire di non fidarti di quel pinerolese perché è cattiva, ma tu mi hai attaccato in faccia. Denunciate sempre chi non capisce i vostri meme. Ma alza la notifica, c'ero anch'io quando è nato. Siete venuti nel mio praticello e state pestando tutti i miei pomodori. Dai zitto, sfigato. Cos'è questo meme, eh? No, le carote no, erano appena nate. Fan art. Siete cattivi. No, io non... Luis fa il bullo. Oh, il mio meme preferito di internet. Hai selezionato 4 ore di live di Red Dead Redemption 2. Posso consigliare contenuto vivente con live sulla programmazione? Hai selezionato Reaction a Bad Driver per ciclisti face. Sentite, le mie live sono così e basta. Oh.